Perché io sono pessima a parlare di questa storia, si sta vedendo, ci provo. Perché sono pessima? Perché c'entra l'amore, okay. Ma non è una storia d'amore. Ok. C'entra il viaggio, ma è un viaggio. Allora, tutto è narrato in prima persona da parte di una donna che rivive un'esperienza vissuta da poco. Quindi è tutto già successo, ecco, quando lo seguiamo attraverso i suoi pensieri, è la storia di una donna che si fa delle domande esistenziali, urgenti, no? E trova delle risposte man mano che vive un'esperienza sul territorio della Tuscia che lei scopre. Vi ho detto, ogni capitolo è come un posto, quindi itinera, no? Questa storia. E mi piace anche molto l'idea che, siccome c'è un percorso di crescita in questo libro, così come si espande la sua conoscenza del territorio della Tuscia, come disegnare una mappa che si espande, così le esperienze che lei vive, che sono molto intime, intense, e dove c'entra l'amore, ma vorrei dire di più, quell'incontro sacro con l'altro che ti smuove dentro delle cose che ti fanno crescere a te, anche se poi quella persona se ne va, non è che devono sposarsi e vivere felici e contenti alla fine. E anche questa è un'esperienza che viene vissuta in maniera così intima, nella carne, sul corpo ti restano queste cose. Quando qualcuno ti cambia, e quindi il corpo è una mappa, esso stesso, dove rimane poi scritto alla fine un simbolo che racchiude per lei l'essenza di questa esperienza in quello che è un tatuaggio, che l'ultimo capitolo, il tatuaggio, è quello rappresentato in copertina. Voilà! Perfetto, la sinossi, giusto, è stata perfetta.